Ciao Brullaia, benvenuti in questo nuovo video di Brothers. Io sono Rick e oggi siamo ritornati qua su Pokémon Trading Card Game con un deck troll. Oggi siamo con il deck di Charizard GX che mi aveva consigliato un ragazzo su Telegram e ho deciso di portarlo un po' alla mia maniera, modificandolo leggermente. Su cosa si basa? Si basa non tanto sull'attacco di Charizard, che comunque è molto possente, ovvero 300 danni, ma ci vogliono ben 5 energie, ma si basa sul ben più povero Charmander, che col suo attacco briccone leva 20 danni per ogni segnalino danno presente su questo Pokémon, solamente se esce testa, e quindi è molto rischioso. Non è un grande deck, però comunque l'ho voluto portare. Si basa quindi sul Charmander, e per far attaccare Charizard con l'attacco di Charmander andremo ad utilizzare Ara dei ricordi, così come abbiamo fatto con il deck di Magikarp. Praticamente con due energie possiamo fare un botto di danni, anche perché Charizard con i suoi 250 danni si può fare fino a 480, un botto di danni. Fatto sta che basta anche mezza vita di Charizard per buttare giù tantissima roba. Detto questo, per aiutarci abbiamo bisogno del Victini e caramelle rare, Kawe per caricare magari il Charmander o comunque il Charizard, e poi altre carte fondamentali, magari la Muscle Band per fargli altri 20 danni in più, le Ultra Ball per prendere i vari Pokémon, poi se uno ci vuole mettere magari delle Level Ball o cose simili lo può fare. Un'altra carta secondo me è abbastanza importante per velocizzare il gioco se non ci attaccano, è l'energia speciale arcobaleno, che può comunque aiutarci facendo quei 10 danni al tuo Pokémon. Quindi, detto questo ragazzi, direi di andarci a trovare una partita. Avversario trovato, andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Un avversario con 1000 energie. Vediamo un po' che cosa ci riserverà. Allora, lanciamo la moneta. Anzi, iniziamo noi per prima. Allora, riandiamo a rimettere tutte le carte in the mats. Vabbè, queste sono le nostre, non ci interessa. E ci esce un buonissimo Charmander, che comunque è il Pokémon su cui si basa questo deck. Non è male. Vediamo un po' su cosa invece si baserà il deck dell'avversario. E ha in mano un po' di tutto. Ha Mew, Alakazam e Ralts. Vabbè, passiamo il turno, vediamo cosa ci riserverà. Secondo me questo potrebbe avere vediamo un po', la Kazam fa quelle cose lì. Secondo me potrebbe avere anche il nuovo Gardevoir GX. Non si sa, anche perché con quel Ralts lì ci fai ben poco. Intanto con questi 10 danni ci va a caricare. Mettiamo anche un altro Charmander, usiamo il martello sperando di levargli energia, cosa che non succede. A questo punto diamo l'energia e scartiamo tutto perché tanto non ci servono, dato che ci sta attaccando. Mettiamo un altro Charmander e usiamo caramella rara, così da far evolvere subito il Charmander in Charizard. A questo punto con Ara dei ricordi possiamo attaccare sperando il Dio esca testa, e invece no. Quindi dovremo passare il turno. Allora, evolve il Ralts in Kyria, che è molto figo come Pokémon, anche se comunque non fa granché, ma sono comunque danni che a noi fanno comodo. Allora, ci fa 60 danni, a noi ci dovrebbe per forza uscire il Victini, se no qua siamo nella merda. Diamo l'energia a Charmander, usiamo il Professor Platan e ci andiamo a pescare due Charmeleon che fanno comodo. Mettiamo il Victini, ottimamente così. Avrei potuto anche usare la Ultra Ball e la caramella rara, ma non mi importa un granché. Esce testa, alleluia, alleluia, e il nostro Kyria muore con 140 danni, che non sono pochi con 70 danni subiti, eh. Rendiamoci conto che comunque Charizard ha 250 HP, che non sono per niente pochi. Pokémon Fan Club, andiamo a vedere subito che cosa si va a prendere il nostro avversario. Siamo un po' nella merda, in quanto con quella versione di Mew noi non possiamo fargli danni, perché mi pare sia immune dai Pokémon evoluzione. Quindi, cosa possiamo fare? L'unica soluzione è quella di usare il Victini o comunque il Charmander in solitaria, cosa che comunque non mi piace. Però, cosa possiamo scartare? La Muscle Band, perché tanto facciamo già abbastanza danni e è abbastanza inutile usarla, anche se avrei potuto levare la caramella rara, adesso che ci penso. Ma va bene. Allora,
Evolviamo questi, usiamo il martello e gli andiamo a levare la doppia Tauros. Usiamo il professor Platan per l'ennesima volta e ci esce un altro Victini Muscle Band che avevamo scartato, ma che ci andiamo subitissimamente a riprendere. Riprendiamoci quell'energia che comunque può far sempre comodo. Ok, Briccone, ma comunque anche se esce testa non farà danni perché non glieli fa. I danni inflitti a questo Pokémon da evoluzione del tuo avversario lo rendono immune. Allora, ho attaccato comunque, vabbè. L'unica cosa che dobbiamo fare adesso è caricare il Victini, così da ritirare il Charizard. O comunque, ok, vediamo un po'. Potremmo usare Guzman per rimettere il Victini e attaccare. Però comunque anche lui switcherebbe il suo Pokémon. Quindi a questo punto ci conviene usare N, sperando di trovare cose buone. Ok, abbiamo trovato Elisio, che is not bad. Gli diamo la doppia Charizard, così può già attaccare. Può attaccare anche con 70 danni, finché comunque non subisce danni. E a questo punto non so cosa fare, perché siamo un po' nella merda. Leggermente. Allora, Fortunelmo si va a pescare due carte ogni volta che io lo attacco. Proverà ad attaccare con il mio. Vediamo un po' cosa mi farà. Un'altra caramella rara di cui non me ne faccio niente. A questo punto utilizziamo Guzman e scambiamo il Charizard con un altro Pokémon che potrebbe essere dannoso, ovvero l'Alakazam. E gli voglio fare attacco d'ala perché Briccone non è efficace in quanto abbiamo 0 danni subiti. Gli andiamo a fare un po' di danni così. Sono sempre danni a gratis. Intanto, ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace sotto qua e anche un bel commentino e di passare dai link in descrizione. E di seguirmi su Instagram. Lui adesso ha messo la doppia per ritirare il suo buon Alakazam, però a me, diciamo, me ne interessa il giusto. Gli ho fatto comunque sprecare una doppia, c'ho un altro Elisio, pietra lieve. Questo può essere molto utile. Glielo mettiamo Elisio sul suo bel Lugia e attacchiamo con un classico attacco d'ala, che sono comunque 70 danni e lui va a pescare due carte. Allora, se lui adesso mi attacca, mi fa dei seri danni, in quanto Aerosfera fa 20 danni per ogni energia assegnata sia a lui che a me. Però questi seri danni si possono ritorcere contro al nostro caro amico. Ok, con il Gardevoir si va a mettere un'energia. Gardevoir è veramente potente e ci potrebbe veramente distruggere il Deretano. Aerosfera e sono 100 danni tondi tondi. Se il nostro attacco adesso va in porto, per lui potrebbero essere seri guai. Regolo del Team Skull, gli andiamo a levare due energie. Usiamo Briccone e esce testa. Ciao ciao Lugia, sono 200 danni. 200 danni praticamente posso shottare qualunque cosa. Non è male come carta, solamente che bisogna avere la fortuna del Victini che sia dalla nostra parte. Questo Mew ci avrebbe anche leggermente scassato la Wallera. E vediamo un po' come si comporterà la cosa. Il suo Gardevoir mi fa altri 120 danni, il che potrebbe essere ancora più devastante per lui. Mettiamo l'altro Charizard e direi di mettere pietra lieve su Victini e su, vediamo un po'. L'energia a Victini, perché comunque quel Mew è un dito nel culo. Esce croce, rilanciamo ed esce croce. Questo è quando la sfiga si fa sentire notevolmente, perché lui adesso ci shotterà Malamar, ci shotterà malamente. E rip piccolo Draco. E niente, adesso useremo l'altro Charizard sperando nella sorte. Noi andremo a fare 140-160 danni. Sti granca non sono male, solamente che se esce testa. Guarda che la croce di Dio! Guarda! Cioè, non ho parole proprio. Quattro lanci della moneta, quattro volte croce. Ma io a sto tizio gli spacco la faccia. Dà un'altra energia. Anzi, si pesca l'energia con la sua abilità pazzesca, incredibile, forza infinita, che poi non è così tanto infinita, sono 150 danni, che adesso spero vivamente di andarti a rivogare tutto addosso. Riprendiamoci le energie, boh, uno di questi, perché tanto ormai sti gran cazzi. Le energie ne abbiamo poche, quindi è necessario averne sempre. Croce ancora, se esce croce veramente mi incazzo.
Cioè, non c'è verso. 6 su 6 croce. 6 su 6 croce. Questo gioco, cioè, Victini, sti gran cazzi, però. Lui usa N, che comunque penso si vada. Oh, non ha veramente un cazzo in mano per usare N, ma va bene. A noi ci potrebbe fare un favore pescando un'energia. Perfetto. L'energia ci servirà sicuramente col Victini, perché quel Mew, se mi riesce a buttarglielo. Ok, rip piccolo Charizard. Io, regà, qua stiamo veramente, veramente nella merda. Allora, un'altra energia, a questo punto userò il martello. Guarda che esce testa. Oh, croce un'altra volta, e non ve lo vorrei dire. Croce un'altra volta. Io non ho parole. Se fosse uscita solamente testa al turno prima, avevamo già vinto. Avevamo già vinto. E dobbiamo soffrire come dei cani. Allora, se adesso non esce testa per la legge della probabilità, io mi incazzo. Oh, Dio di Dio. No, che non la voglio rilanciare. Buttaglielo giusto, schifo. Fanculo, Gardevoir di merda. Uno Shaymin, un'energia arcobaleno. Lo Shaymin ci servirà tantissimo, perché comunque andremo a pescare un po' di carte. Lui si è messo quel Mew. Se non ci sciotta il Charizard con qualche incredibile arcano mistero, abbiamo vinto. Perché io vado a ritirare il Charizard. Metto l'energia arcobaleno su Victini. Cosa che non potrò fare perché lui ha usato N. Quindi speriamo il dio energia che ci dia l'energia per vincere. Ed è un Kawe. Kawe not bad, perché ci va a dare l'energia mancante. Però facciamo così. Usiamo Shaymin. Ripeschiamoci 6 carte. E ecco anche l'unica energia che ci serve. Mettiamo anche pietra lieve sul Charizard, ritiriamolo, Victini, 50 danni, e caro Mew, ci saluti, e andiamo a vincere questa incredibile, sculatissima partita. E ragazzi, questo era il deck di Charizard GX versione troll, e spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci si vede prossimamente con un nuovo video. Consigliatemi qua sotto dei nuovi deck troll o comunque Pokémon che potrebbero sembrare troll. Poi sarò io a decidere se ne varrà la pena costruirci un mazzo sopra. Io vi ringrazio, ciao a tutti.